Benvenuti e benvenute in questo video in cui farò lo gnocco fritto all'emiliana. Allora, avrete bisogno di, dunque, per 4 persone almeno 700 grammi di farina 000, ecco, per più o meno non è che ci sia tanta differenza. Questa è 0, vedete, di solito la 0 è per dolci, però qui c'è la foto, come vedete, di pizze e di pane, quindi poi dunque, di una bustina di lievito secco, oppure ancora meglio sarebbe il cubetto di lievito di birra, ma è introvabile ormai, quindi userò o questo, non so quale dei due usare, sinceramente. Dunque, torte salate e piadine. Beh, penso che userò questo, uso questo. Poi un po' di sale e poi, importante, lo strutto. Vedete, io metterò nell'impasto, nei 700 grammi, un cucchiaio di strutto e poi lo gnocco via via, lo friggerò con lo strutto. Come vedrete, siccome oggi non ho lo smalto, impasterò con le mani. Versato lo strutto, inizio ad impastare. Ecco, quindi versato il lievito, il sale nella farina e anche un cucchiaio di strutto al posto del cucchiaio d'olio che di solito si mette invece nella pizza. Io con una sola mano, perché con l'altra reggo il tablet, ho iniziato a impastare. Vedete? Ecco. Ogni tanto ci verso un po' d'acqua e al limite aggiungo un altro po' di farina. Ecco il panetto opportunamente impastato, pronto ad essere messo a lievitare in un posto caldo o in un panno caldo. Ci traccio sopra la stella a 5 punte. Ognuno può tracciarvi il simbolo che preferisce, o anche nessun simbolo, ecco. Ecco, quello che volevo dirvi, è questo, che potete, se volete rendere l'impasto più morbido, aggiungere all'acqua, dopo naturalmente aver iniziato a impastare con l'acqua, e aggiungere un po' di birra o un po' di vino bianco, così l'impasto verrà più croccante, quindi lo gnocco verrà più croccante. Io di solito non lo faccio perché viene abbastanza croccante già così. Strumento indispensabile per lo gnocco fritto, ma anche per le tagliatelle, per le lasagne che io so fare. Non so però se vi farò vedere come le faccio, non lo so se avrò voglia e tempo comunque. Vabbè. E questa macchinetta che mi ha regalato la mia mamma, che ormai non c'è più, io conservo gelosamente tutte le cosine di cucina e altro che mi ha regalato i miei cari genitori. Che sono sempre nel mio pensiero e nel mio animo. Allora, carissimi, vedete, ecco questa, non so se ancora se ne vendono simili, mi pare che l'abbiano rifatta questa macchinetta qui. Io la metto a 1 mm, perché quello è lo spessore che ci vuole per lo gnocco fritto. Poi avrete bisogno anche di questo, anche per fare i panzerotti pugliesi, che probabilmente vi farò vedere come si fanno. E che quando preparo i panzerotti, anche le tagliatelle e le lasagne, magari non sono sola. Per cui non so se chi cucina insieme a me poi insomma ha voglia di partecipare al video. Vabbè, intanto so farli anche completamente da sola, quindi come al solito mi vedrete all'opera in solitaria, ecco, diciamo così. Quindi di questo girello qua, che vi servirà, come vi farò vedere, per sagomare lo gnocco, e serve anche per chiudere i panzerotti pugliesi. Ecco, quindi questa madia, una madia. Potevo farli anche direttamente sull'incerata e alla fine, una volta che è stata pulita e asciugata, però ho questa madia all'uopo che mi serve quando faccio lo gnocco fritto, quando faccio i panzerotti, la pasta fatta in casa. Va bene, e quindi ecco adesso quello strutto andrà messo tutto nella pentola ollare. Io uso la pentola ollare, poi mi aiuterò col cucchiaio. E quindi diciamo fra un tre quarti d'ora, perché qualche minuto è già passato, fra un tre quarti d'ora, al massimo un'ora, e vi farò vedere come preparo lo gnocco. Guardate lo gnocco com'è bello. E adesso dovrà pian piano sciogliersi. Poi, quando sarà bollente, si verserà lo gnocco. Guardate com'è bello. Sembra una nuvola. Guardate che bellezza. Guardate qui. Bellissimo, vero? Vero che bello.
Ecco, lo strutto si è sciolto completamente e tra un po' comincerà ad essere bollente, fa anche rima. E qui intanto, vedete con la manovella, io ho cominciato a stendere lo gnocco che poi faccio a pezzettini più grandi o più piccoli a seconda del gusto personale. Ecco, ecco qui. Quando l'olio diventerà ancora un po' bollente, inizierò a friggere. Allora, ecco il nostro gnocco che frigge, che comincia a gonfiarsi. Ecco. Io rimango sempre piacevolmente meravigliata e stupita quando vedo lo gnocco che comincia a gonfiarsi. Sono contentissima. Dunque. Adesso via via che andiamo avanti, si gonfiano sempre di più. Ecco, i pezzettini diventano sempre più gonfi. Poi volendo si può fare anche ripieno, però io lo preferisco così al naturale. E voilà, continuiamo. Ecco qua. Ma forse ce ne stavano anche 4 in realtà. Vabbè, comunque. Ce ne stavano anche 4. Quasi quasi un altro piccino ce lo metto. Ecco. Questo qui. Eccolo qua. Ecco. Vedete come si gonfiano di più? Man mano che si va avanti e l'olio diventa più bollente, ho notato che si gonfiano di più. Ecco. Dicevo che ci si può mettere anche del prosciutto cotto e della mozzarella dopo che si sono stesi e poi si richiudono. Però questo preferisco farlo quando faccio i panzerotti. E quelli, i panzerotti li friggo nell'olio di semi. Ecco, questi invece vi ricordo che sono fritti nello strutto. Però non sono pesanti, ecco, a me piacciono così, nello strutto. C'è chi li frigge anche nell'olio di semi, però secondo me è meglio nello strutto, ecco. A me il fritto mette allegria. Mette allegria proprio l'umore e anche l'odore. Guardate come sono belli gonfi, ora si gonfieranno ancora di più gli altri. Tanto preparato praticamente una ciotola con lo Scottex dove poi via via li metto. Guardate che carini, come stanno venendo carini, guardate che belli. E da servire rigorosamente con vino lambrusco oppure birra e salumi, cioè affettati e formaggi. Bene, ho quasi finito. Accompagnerò questi pezzi di gnocco con questa birra, affettati e formaggi. Ecco gli ultimi pezzettini, anzi i penultimi, perché ne sono rimasti altri due. E vi saluto, ciao ciao. Vi ringrazio, ciao a tutti, grazie.